Questo video non è cortissimo, ma ci sono così tante cose belle da raccontare e da ricordare anche in futuro che sarebbe veramente un peccato ometterle. Balcani, un viaggio senza tempo. Comincio con raccontare che ci lasciamo l'Italia alle spalle, poi arrivare a fare la prima tappa in Slovenia, a Slap. Siamo in una terra di vigneti. Oggi ci siamo fatti i primi 400 km di autostrada fino a Gorizia circa, e dopo ci siamo già buttati nelle strade forestali che caratterizzano questa zona intorno, diciamo, alla capitale Lubiana. Noi siamo un po' più a sud. E adesso giusto due passi per tirar via i 500 km della giornata. Direi che è andata bene, che è andata facciamo bene. Andare un po' le gambette perché poi le mettiamo sotto il tavolo, visto che qua è anche enoteca, e ho già capito come va la serata. E vennero a trovarci le prime luci del mattino, come se fossero le prime parole di una storia d'amore. Emily Dickinson. Dall'alba della Vipava all'alba della Dalmazia, dal verde della Slovenia all'azzurro della Croazia. Un dedalo di strade secondarie e di nuovo strade forestali ci portano al mare di Senji, dinanzi alle isole di Kirk e di Prilic.
paesaggio che cambia in continuazione. Montagne, colline e pianure, colori e profumi, strade ricche di curve e rettilinee che ti portano direttamente all'orizzonte. Queste sono le nostre incredibili strade. Il nostro obiettivo, una volta arrivati al mare, sarà una baia molto particolare. Allora, visto che a noi comunque tendenzialmente l'assembramento non piace, portiamo avanti vecchie abitudini, e siamo al mare e abbiamo cercato un posto che assembramento non ne vede. Questa è la baia di Zavratnica e c'è solo il problema che l'acqua è molto fredda, perché ci devono essere anche delle sorgenti all'interno di questa baia, per cui ci sono dei punti che sembra calda, ma ci sono dei punti che sono da laghetto alpino, nonostante che l'ale riesca tranquillamente. Non so se sia morta davvero per l'acqua fredda. Ci sono un sacco di sassi, ma l'acqua è di un limpido incredibile, e adesso cercherò anch'io di immergermi. Beh, dai, alla vita ci sono già arrivato. Vediamo se riesco ad andare oltre e farmi una nuotatina. Una particolarità incredibile, che appena si tocca il pelo dell'acqua è ghiacciata. Se si va sotto di 20 centimetri è calda. Impressionante, mai visto una cosa del genere. Comunque, nonostante tutto, ce l'ho fatta. Ed infine a Senji, per mettere in pausa la quiete delle nostre vacanze, money.
lasciamo Senji per dirigerci verso il Parco Nazionale del Fiume Una, in Bosnia e Erzegovina. La nostra strada si snoda in paesaggi montani, dapprima entrando nel Parco Naturale del Velebit, salendo a Zavidzan, una delle località più note del parco, sotto la vetta Vučak, da cui si possono ammirare le isole dell'arcipelago Kvarnerski. Il mare sorride da lontano, denti di spuma, labbra di cielo. Federico García Lorca. A soli 20 km dal Parco Nazionale del Velebit Settentrionale, nel piccolo paese di Kuterevo, esiste un luogo davvero speciale. Al Bear Refuge un gruppo di volontari si prende cura degli orsi rimasti orfani o feriti in giovane età e talvolta anche di quegli anziani che hanno passato tutta la vita in uno zoo. Dopo essere stati a visitare il ricovero degli orsi, non potevamo capitare in un posto diverso da questo. Allora, qui abbiamo parcheggio per motoveicoli e qui entriamo in questo angolino, giochi dei bambini, tutto rigorosamente in legno. Questo sarà il nostro pranzo di oggi, direi niente male, e finiamo in questo ambiente. Grazie mille. Prima che giungano le luci della sera, saremo nella quiete del nostro camp all'Oyapotsky Otoci, una serie di isolette in un'ansa del fiume Una, unite da piccoli ponti di legno. Thank you.
La giornata ci porta lungo il fiume Una per godere della bellezza e della maestosità delle cascate di Martin Broad e le Strabach Kibuk. Il secondo giorno sul fiume ci vede impegnati su pericolosissime rapide da affrontare con tutto il coraggio possibile. Pedal. Right, it's an Easter, gosh, for sure. Stop. No, okay, done. Come on, pedal. Come on, Greshka. Bravo, keep up! Continuiamo la... I'm sorry, pedal easy. Little bit hard. Normal. Normal. Okay, pedal. Bravo, foot. Fuzzy. Bravo, foot. Okay. Yeah, chop it. No stress. Okay. Oh, just the follow. I'm all that's the time to swim, that's what you're for. Niente, respirare a sinistra.
di tornare ad immergerci nella natura, facciamo una tappa a Jajce. Entrando in città vediamo gli antichi mulini ad acqua di Mlinčići sul fiume Pliva, utilizzati in passato dagli agricoltori locali. 20 piccole capanne risalenti al periodo austro-ungarico, 1867-1918. Integrate perfettamente nel contesto urbano, le cascate create dalle acque del fiume Pliva, che dopo un salto di circa 20 metri si mescolano a quelle del Vernes. Jajce, capitale nel XV secolo del regno autonomo di Bosnia e residenza dei re bosnici. Nel 1461 proprio qui fu incoronato l'ultimo sovrano della Bosnia medievale, prima dell'occupazione turca. Ed infine visitiamo la sua fortezza, ultima roccaforte del Regno di Bosnia. L'unica regola del viaggio è non tornare come sei partito, torna diverso. Ann Carson. Allora, siamo arrivati al villaggio di Lukomir, è un villaggio lasciato come era alle origini, dopo una lunga strada sterrata, comunque ben tenuta, e siamo finiti in un paesaggio incredibile, cioè, proprio fuori dalla realtà, no? Merito suo, ad ogni modo bellissimo. Qua ho già fatto il mio volo col drone, ho già ripreso un po' di paesaggio e niente. Lukomir, una sorta di museo etnologico vivente dove si praticano ancora i costumi delle tribù nomadi. L'unicità di questo luogo è stato riconosciuto dall'UNESCO, che l'ha annoverato come uno dei siti patrimonio mondiale dell'umanità.
Secondo la Historical Architecture Society, è considerato il villaggio più a lungo abitato in Europa, nel quale la maggior parte degli edifici ha più di 200 anni. Doberland! Allora, dopo una notte passata nel buio e nel silenzio più totale del piccolo villaggio di Lukomir, oggi ci diamo al trekking. Abbiamo trovato questo anello che unisce Lukomir a Umogliani. È un anello di 15 km in un ambiente, dir poco, selvaggio. Ci porterà appunto a Umogliani, che è un altro paese la cui storia risale a centinaia d'anni fa, un po' come Lukomir. Comunque il paesaggio è una cosa incantevole. Stamattina eravamo in quella vallata lì, illuminata dal sole, poi siamo arrivati a quel villaggio, abbiamo fatto tutto un giro, adesso siamo risaliti dietro a queste montagne, siamo sbucati da qua e dobbiamo ancora percorrere tutta questa vallata. E c'è qualche nuvola scura, ma non dovrebbe impensierirci troppo. Vediamo com'è. Una bella avventura, no, non peraltro, che non è molto marcata e dalla traccia che io avevo alla traccia della cartografia ci sono alcune discrepanze, per cui abbiamo dovuto studiare un attimino la situazione. E si procede. Qui siamo all'incirca al chilometro 17 e giù là il paese di Lukomir e una bella birra fresca che ci aspetta. È stata una giornata intensa, con qualche difficoltà, oltretutto nella parte più difficile, perché le tracce sulle pietraie non c'erano e quindi più di una volta abbiamo perso un po' l'itinerario.
alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo visto veramente un territorio magnifico da prospettive incredibili e non possiamo che essere soddisfatti di questa nostra giornata. Tappa successiva, Blagaj, in Erzegovina. Per raggiungere questa destinazione a sud di Mostar, ci attendono strade in contesti che soltanto vedendoli si può capire la loro incredibile maestosità e bellezza. Dapprima saliamo verso i monti Baturak e Glatko, facciamo poi tappa a Kongic. Qua visitiamo il bunker fatto costruire da Tito tra il 1953 e il 1979. Si viveva negli anni in cui il pericolo di una guerra atomica era dietro l'angolo. La guerra fredda incalzava di giorno in giorno e la stessa sopravvivenza della Jugoslavia poteva essere in pericolo. Il bunker era in grado di ospitare lui, la sua famiglia e le persone ritenute strategiche per la sicurezza nazionale. L'obiettivo era quello di avere un quartier generale a prova di attacco atomico dove potersi rifugiare e dal quale poter continuare ad esercitare il comando. Arrivati a Blagaj, alle sorgenti del fiume Buna, visitiamo la Tekija, un luogo di culto, un monastero del 1520, dove vive una comunità religiosa islamica, ma storicamente destinato anche ad ospitare i pellegrini. Nel caso di Blagaj, la congregazione che abitava questa Tekija era quella dei Dervisci, la cui attività in Bosnia fu bandita dalla Seconda Guerra Mondiale. Blagaj è anche la nostra base per andare a dedicare una giornata alle cascate di Kravice. Sarà proprio il distanziamento sociale che cerchiamo nei nostri viaggi, però è un ambiente bellissimo, devo dire che c'è tanta gente, ma c'è tanto ordine, tanta educazione, c'è l'atmosfera giusta per godersi un po' di fresco, oltretutto con delle cascate meravigliose e un'acqua freschissima. Thank you.
appetito. Ultima tappa prima del rientro. Le pianure dalmate chiuse tra il monte Dinara, che fa da confine con la Bosnia, e il mare. A Razvode ci accoglie l'agriturismo Duvancic. La nostra camera, una confortevole botte che venne svuotata per l'ultima volta nel 1976. Il nostro interesse in questa regione è per l'immenso parco naturale del Krka. Lasciata la moto a Skradin, un motoscafo ci porta ai piedi delle cascate Skradinske, cascate che buttano le acque del lago Visovačko nelle acque salate del fiordo che vedrà il mare aperto solo dopo una ventina di chilometri. Dopo una piacevolissima passeggiata a piedi tra cascate minore e canali che nella storia alimentarono anche locali centrali elettriche, un piccolo battellino risale il Visovačko, portandoci all'isolotto su cui fu costruito il monastero francescano di Visovač. Il nostro bagaglio delle emozioni e dei ricordi si è arricchito ancora, attraversando e vivendo luoghi in cui il tempo trascorre senza fretta, in cui passato, presente e futuro si amalgamano in un'unica sfumatura. Abbiamo percorso sentieri senza tempo, dove non è importante essere ieri, oggi o domani, ma è importante esserci.